Da oggi, diciamo, iniziano i lavori, quindi è una giornata molto, molto importante per la città di Crotone, per questo progetto che diciamo, va avanti da troppo tempo. Sarà il primo di una serie di opere importantissime. Qui tra l'altro in questa scuola sarà un duplice cantiere, perché parte del CIC, di questo conglomerato idraulico catalizzato, è stato smaltito in maniera non conforme anche in questa scuola. Quindi un problema ambientale, un problema che poi a seguito di quel sequestro, di quella chiusura, ha portato alla vandalizzazione di questa struttura che era praticamente nuova. Un particolare ringraziamento voglio farlo ovviamente agli uffici, perché io avevo trovato il progetto definitivo, progetto che è stato parzialmente cambiato, ma poi il settore dei lavori pubblici hanno lavorato per fare delle modifiche fino ad arrivare all'aggiudicazione dei lavori. Tempi di realizzazione. Allora, i tempi di realizzazione sono 365 giorni da contratto con l'impresa. Il lavoro è interessante perché riguarda anche l'efficientamento energetico, la rifunzionalizzazione sia degli spazi interni ma anche sull'esterno. Come vedete, questa è una struttura abbandonata da diversi anni, vandalizzata, devastata, quindi sarà modificato anche l'esterno. A parte l'incubatore di imprese, sarà anche un incubatore di efficienza energetica l'edificio stesso. Questa, diciamo, che è una prima parte dell'intero intervento, perché questo intervento poi seguirà, appena terminerà la riqualificazione dell'edificio, si partirà sull'esterno per la bonifica dell'area del conglomerato, dell'area inquirata del CIC. Anche lì abbiamo già il progetto approvato dal Ministero. Stiamo elaborando il progetto esecutivo, siamo nella fase di validazione e di verifica, i tempi di gara, e quindi quando siamo più o meno, insomma, ci accavalleremo, quando questo starà per terminare, si inizierà con la bonifica dell'area esterna.